A tutti gli youtubari, sono Mr. Albidinamite e oggi siamo qui con questo let's play di Call of Duty Modern Warfare 3. Siamo giunti alla terza missione, ovvero persona non grata. E in questa missione cosa c'è da fare? Bene, cioè innanzitutto bisogna scortare Soap che sta male, che è ferito. E cosa bisogna? Bisogna innanzitutto, vabbè, lo scopo è prendere Makarov, e in questa missione abbiamo l'aiuto di alcuni ex Spetsnaz, comunque provenienti dalla Russia, che hanno delle informazioni che ci danno l'occasione di avere. Allora, adesso qua bisogna fare la carneficina, ripulire la piazza. E per quanto riguarda il futuro, diciamo futuro del mio canale, continuerò sicuramente questo let's play, poi vedrò di fare una serie dedicata più che altro a per quanto riguarda il mondo delle automobili, e vedremo un po' poi come fare. Adesso qua bisogna iniettare. Ah cazzo, che male deve fare, mi ha inficcato tutta la siringa dentro, ragazzi, mamma mia, senza pietà. Non vanno tanto per il sottile. Oh, addirittura esagerati, hanno fatto l'entrata trionfale per poi sopravvivere 2 minuti, perché poi sono morti subito. Qua non so, proviamo ad andare sul lato sinistro, dai, il lato tattico. No, questo era uno dei miei, ho ucciso uno dei miei e non mi ha dato il fuoco amico, non autorizzo, vabbè, mi sembra uno dei miei. Un altro, ho ucciso un altro dei miei, ragazzi, non è possibile, non si gioca così. Questi sono nemici, eh sì. Oh oh oh, ragazzi, stiamo già mezzi morti, granata tattica, saliamo. Oh oh, dove sono? Eccolo sul tetto, non l'ho ucciso, cavolo, adesso mi ha visto. Ah, ehi, finalmente. Dove siete? Questo? No, Price. Dov'è? Ora. Oh, qua si muore, ragazzi, qua muore. Ah, cortile libero, fiu. Ce l'abbiamo fatta questa prima parte, ragazzi. Adesso, grande trick. 380, dai, raga. Non è proprio un 360, è un 180. Adesso qua dobbiamo aspettare il Soap, il mitico. No, 180, senti. Andiamo. Attenti ai civili, naturalmente. Però, come possiamo vedere, gli sparo in faccia e non accade niente. Quindi, anche se li becchi, non è che gliene freghi niente a nessuno. Oh, fa un bagno, ragazzi. Sì. Allora, oh. Oh, ma ci stanno massacrando. Mi stanno massacrando. Tu non scenderai. Ma che cazzo è? Oh. Eccolo. Hanno delle mimetiche. Ogni tanto non riesco a vederli, ce li davanti. No, no, no. Siamo di qua. Facciamo i tattici, tattici. Tattici un cavolo, ci hanno già sgamati. Oh, oh, oh. Dalla tattica. Tattica, mica mo. Oh, oh, un colpo. Andateci piano, oh, raga, raga, dove stiamo? Perché risale quello? Muore. Muore. Bene, raga, facciamo un'eruzione nella casa. L'hanno già fatto fuori il mitragliatore, sì, buono. Oh, muori. Oh, oh. Sti qua, continuerò a dirlo in ogni mio let's play, sono proprio la specie peggiore, perché sembrano morti, in verità non lo sono, non li riesco a capire perché sono per terra, strisciano come dei vermi. Eccolo lì, quello li vuole fare il furbo. Un piombo.
eccolo un altro. Oh, ragazzi, piena d'azione sta missione. No, ce l'avevamo davanti. No. Non siamo ancora morti. Dobbiamo far finta che sia un gioco reale. Se moriamo, moriamo sul serio. Quindi dobbiamo stare attenti, ragazzi. Oh. Ragazzi, dobbiamo riuscire a non morire neanche una volta. Proviamo. Oh, oh, fuck. Buono. Oh, oh, oh. Cosa cazzo faccio? Dai, entriamo. Oh. Bene. Cosa dobbiamo fare, raga? Andiamo di qua, seguiamo Price. E prendiamo l'UGV, che per chi non lo sa è una specie di... diciamo che è una macchinina telecomandata piccolissima. No, scherzavo, una specie di piccolo telecomandato carro armato con sopra un mitragliatore, un lanciagranate, in poche parole. Un barile. Ispezioniamo un po' la zona. Non so quanto si possa vedere dalla mia videocamera del cavolo. Ecco, un'altra cosa che volevo mettervi al corrente. Non so se nell'altro video l'ho già detto, penso di sì. Spero di avere una cavolo di scheda acquisizione entro l'inizio dell'anno scolastico, più o meno, perché tanto adesso sono sempre in giro, non è conveniente comprarla adesso. Bene, liberiamo un po' la via. Ragazzi, se vi state chiedendo ma per quale cavolo di motivo non metti partite online, beh ragazzi, io l'Xbox, come sapete, bisogna pagare per avere l'Xbox Live, no? Ragazzi, io lo farò, diciamo, quando avrò tempo, perché comprarlo per poi non giocarci non conviene. Preferisco aspettare magari l'inizio dell'inverno, perché sono sempre a casa, e per poterlo comprare e sfruttarlo. E naturalmente la primissima partita online che farò la condividerò con voi, naturalmente, che sia brutta, bella, faccio proprio cagare o cose così. La metterò sul canale, perché assolutamente la prima missione è simbolica, è l'inizio di una era per me. Io non ho mai fatto una partita online tutta la mia vita, e non vedo l'ora di condividerla con voi, e solo con voi, perché ormai siete la mia famiglia, raga. E adesso c'è sto elicottero che mi rompe le balle. C'è troppo silenzio, non c'è neanche uno, qualcosa non mi... ecco l'imboscata. Vai, di granata. Grande. Bene, raga. Buono. Spariamo. Mamma mia, che strage, ragazzi. Oh, guardate questo. Procediamo. Mamma mia, se va lento però sto coso. Quanta gente c'è. Una macelleria potrebbero aprire qua. Elicottero. Ma se sparo le granate ci arriveranno fin là, non so. Guardate quanta gente. Certi che arretrano. Comunque va da una parte, fa cazzi suoi ognuno. Mamma mia, che gente. Non hanno un minimo di tattica, vanno proprio così allo scatafascio. Raga, mamma mia. Io mi chiedo come siano arrivati i miei però qua all'elicottero. Li sto aprendo la strada. Ok, ho capito. Dovrebbero essere dietro loro a qualche parte. Amici, non vi ho visti, raga, no? Siete pazzeschi. Drone, no. Tutto distrutto. E mo ci tocca correre, raga. E qui dobbiamo sfoderare il corridore che è noi. Albero. Bello. Comunque Call of Duty, ragazzi, io non finirò mai di dirlo. In campagna, io sono online, non so perché non ci ho mai giocato, ma la campagna è bella, oh. È bella, è varia, non... buono il gioco. Cosa vi... oh, devo pilotarlo io. Figata, figo. Buono, bellissimo questo. E combinazione, non moriamo. Cioè, siamo caduti da un'altezza di
400 km in un fiumiciattolo pieno di pietre, noi becchiamo l'unico punto profondo. Bellissimo, fighissimo, fighissimo. Adesso qua siamo mezzi storditi. Sott'acqua vediamo come se avessimo una maschera, non vediamo tutto sfocato naturalmente. E qui è mezzo morto che striscia. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine della missione. Spero che questo video vi sia piaciuto e sicuramente arrivederci al prossimo. E beh, bella a tutti raga, sono Mr. Vietnamite.